Salve a tutti, oggi ci colleghiamo di nuovo con il Brasile, in particolare con Salvador de Bahia, dove ritroviamo Pasquale Pugliese, lo avete già conosciuto qualche settimana fa, abbiamo parlato del Brasile, della pandemia, ma anche di questioni economiche. Pasquale Pugliese vive e lavora in Brasile da lungo tempo, per questo conosce molto bene la realtà, locale e gli chiediamo subito di darci un quadro della situazione pandemica, perché abbiamo sentito, abbiamo letto che c'è stato negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, di nuovo un picco di contagi e la situazione è particolarmente grave. Quindi raccontaci un po' cosa sta accadendo, Pasquale. Sì, effettivamente i numeri si sono alzati in maniera abbastanza violenta, grazie anche a questo nuovo ceppo di coronavirus che in verità ne hanno identificati fino al momento quattro di varianti e sono abbastanza sparse su tutto il paese, su 26 stati. In questo momento la variante è presente in 8 stati e ne stanno monitorando da un paio di settimane circa 6. Che cosa è successo praticamente con questa nuova variante? Si è scoperto, almeno i primi dati che abbiamo avuto, è che la diffusione del virus è più veloce, il virus è più aggressivo. Non solo, colpisce anche le persone più giovani. Tant'è che i dati all'inizio della pandemia delle persone colpite dal virus sotto i 50 anni erano il 30% circa. Ad oggi le persone colpite dal virus sotto i 50 anni sono tra il 60 e il 70%. Quindi persone molto giovani, tant'è che ho avuto notizie anche di un adolescente, un ragazzo di 16 anni, colpito dal virus e purtroppo non ce l'ha fatta. Addirittura una famiglia con un bebè di 10 mesi ha preso prima il virus, il bebè, e poi l'ha trasmesso alla mamma. E grazie a Dio questi ce l'hanno fatta. Comportamento incosciente, devo dire la verità, della popolazione, perché se culturalmente la popolazione in Brasile, come si dice con una parola brasiliana, è festera, cioè sono molto inclini a feste, musiche e quant'altro, ultimamente queste feste egualmente, nonostante il lockdown che è stato dichiarato dalle ultime 2 settimane ed è stato il lockdown fino adesso più restrittivo che è stato attuato. Addirittura, per evitare feste o per non invogliare le persone a fare feste o assembramenti, nei fine settimana anche nei supermercati è vietato vendere alcolici, oltre che i ristoranti, i bar che sono chiusi. Quindi questo è per il momento. Pasquale, ascolta, ma questa l'epidemia è diffusa in modo omogeneo su tutto il territorio del Brasile, che è un paese molto vasto, come si sa, oppure si concentra in particolari regioni o nelle grandi città? Soprattutto la cosa che ti chiedo è se si concentra nelle zone più popolose, soprattutto nei quartieri più poveri, dove la gente vive molto a stretto contatto, per ragioni che sono facilmente comprensibili. Dunque, il virus ha attecchito in tutto il paese. In Brasile ci sono 26 stati e in ogni stato è presente il virus. Ti faccio alcuni esempi. Dal nord al sud, l'Amazzonia, stato del nord, con capitale Manaus, dove è stata scoperta per la prima volta questa variante e dove c'è stata una grossa penuria di ossigeno e molte persone sono morte non avendo avuto la possibilità di essere attese, di essere ricevute dall'ospedale o dalle cliniche e sono morte praticamente fuori all'ospedale per mancanza di ossigeno. Poi scendiamo un po' più giù, stato di San Paolo, con capitale San Paolo. San Paolo è tra le prime quattro città più popolose al mondo, insieme a Città del Messico e a Bangkok, e qua i numeri sono altissimi. E stessa situazione. Scendiamo ancora più giù, stato che confina con l'Argentina, Rio Grande do Sul, con capitale Porto Alegre. Qua addirittura i letti in ospedale hanno raggiunto il 100% di occupazione. Sono veramente momenti molto, molto tristi perché ci sono persone che non riescono ad essere attese, ad essere ricevute, a entrare nell'ospedale. Addirittura a Salvador, che è la quarta città più grande del Brasile, stanno usando le autoambulanze
come posti letto, perché negli ospedali per poter entrare si deve liberare un posto letto. Un posto letto si libera in due casi: o una persona con il decesso di una persona, o con il miglioramento, e quindi viene posta fuori dall'ospedale, ritorna a casa. Ecco, a questo punto vorrei chiederti questo. La situazione è molto grave negli ospedali, nel sistema sanitario, ma al di là di questo, cioè l'accesso dei brasiliani alle cure avviene in maniera, come dire, paritaria, oppure ci sono difficoltà anche a farsi curare proprio per le specificità del sistema sanitario? L'altra volta ci raccontavi che è un sistema semiprivato, semipubblico, e quindi. Che succede? Cioè, se una persona soprattutto non è benestante, riesce ad essere curata dal sistema sanitario brasiliano? Allora, in questo momento, con i numeri che ci sono, ripeto, sono molto alti, sia nel reparto privato che in quello pubblico ci sono problemi ad essere curati, perché sono entrambi in situazione o di collasso o di pre-collasso, praticamente. Cioè che con un 85-90%, 95%, in qualche stato anche 100% di occupazione dei posti letto. Per cui non è più un problema di cittadino ricco e cittadino povero in questo momento. In questo momento è un problema di collasso dell'intero sistema sanitario. Infatti, i casi meno gravi non sono più ricevuti in ospedale, ma vanno al posto di salute, sì, al posto di salute, che sarebbe un'unità locale dove, una volta constatata la tua malattia, il tuo virus, ti dà, e se non sei grave, chiaramente, se non hai problemi che di tipo devi essere intubato, bisogno di ossigeno, ti danno dei medicinali e torni a casa facendo la tua quarantena. E ci sono persone, per esempio nel condominio dove io vivo, ci sono stati due casi del genere, e sono persone che, grazie a Dio, e questo è per il momento. Vi ripeto, non è un problema di accesso ai in soldi, base al diciamo, reddito, in diciamo, base ma al reddito, appunto. In questo momento è un problema di saturazione del sistema sanitario. Questo è il problema adesso. Molto, 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 molto grave. ecco, ti faccio un'ultima domanda che è legata alle politiche che adottano le autorità locali, ma soprattutto le autorità federali, cioè il governo centrale ed il presidente. Noi sappiamo che Bolsonaro è stato un negazionista per molto tempo e continua ancora oggi in una certa misura ad esserlo, quindi a minimizzare la gravità di quello che sta accadendo. Ecco, raccontaci un po' questo, cioè l'atteggiamento del presidente, quanto sta aggravando la situazione e quanto invece Bolsonaro comincia a rendersi conto che le cose sono davvero molto gravi. Per il momento il presidente sta continuando con questo atteggiamento negazionista e che minimizza questa pandemia. Infatti, nelle uscite pubbliche che sta facendo per altri motivi, tipo inaugurazione di qualche opera pubblica, eccetera, prende sempre spunto per enunciare frasi molto generiche, tipo il paese ha bisogno di andare avanti, i brasiliani hanno voglia di lavorare, i brasiliani devono tornare al lavoro. Quindi continua questa politica. Sì, effetti di quasi di assenteismo da questo punto di vista del governo federale. Tanto è che, a proposito dei virus, i sindaci di varie città stanno comprando i virus con i fondi Stanno delle comprando i prefetture. vaccini, vuoi I dire? vaccini, sì, scusami, sono confuso, scusatemi, i vaccini con i fondi delle singole città. E hanno avuto l'idea, adesso stanno avendo l'idea di consorziarsi, di fare un consorzio tra i vari sindaci delle varie città per avere una facoltà di spesa maggiore, quindi poter comprare più vaccini. Perché chiaramente la popolazione, anche, siamo anche di questo, devo dire, è un dato di fatto. In Brasile abbiamo 210 milioni di persone, quindi la vaccinazione, per ovvi motivi, va un poco a rilento, anche per motivi di natura burocratica. Per esempio, qua a Salvador, persone con la vaccinazione di persone oltre i 90 anni erano state registrate nel centro di salute 6.500 anziani ultra novantenni. Se ne sono presentati da settimana a un'altra 11.000. Chi erano gli altri 5.000? Erano persone che dalle altre città contigue
venivano a Salvador per poter accelerare i tempi. Inoltre, con la pandemia, lo devo dire, questa è una cosa brutta e triste, ma con queste pandemie, guerre, eccetera, esce fuori da parte dell'essere umano la parte più negativa. Infatti non sono pochi i casi di furafila. Furafila sarebbero, in portoghese, significa quelle persone che non hanno ancora diritto per l'età ad essere vaccinati e cercano di intromettersi con documenti falsificati, eccetera, per poter essere vaccinati prima del tempo. Immagino che si tratti soprattutto di persone piuttosto influenti, persone che Sì. così fanno naturalmente passare avanti i loro familiari, i loro amici. Purtroppo devo segnalarti, cioè, ed è avvenuto più di una volta che le persone che fanno, gli infermieri che fanno queste vaccinazioni, che tra l'altro sono persone sottoposte a uno stress esagerato perché stanno lavorando quasi da un anno a questa parte con turni di 12 ore al giorno, senza, da domenica a domenica, senza un giorno di riposo, è avvenuto che qualcuno di questi infermieri, nell'inoculare il vaccino a questi anziani, ha fatto una sorta di finta. Queste sono state registrate, queste cose denunciate alle autorità, infatti queste persone poi saranno perseguite per legge, vanno incontro a dei processi e a delle multe, e alcuni sono stati anche allontanati dal posto di lavoro. Perciò dico, effettivamente bisogna aprire gli occhi con questa pandemia, non prenderla alla leggera, assolutamente, assolutamente, assolutamente. Pasquale Pugliese, grazie mille e ci risentiamo la prossima volta per un ulteriore aggiornamento dal Brasile. Un Arrivederci. abbraccio, arrivederci.